Roberto, allora partiamo dai portieri della prima squadra, ruolo sempre delicato, si fa sia lavoro fisico che anche mentale. Noi abbiamo tre portieri, tutti e tre molto bravi, con caratteristiche molto diverse fra di loro, però riusciamo ad allenarli tutti quanti, e svolgendo tre allenamenti settimanali specifici. C'è qualche talento da tenere d'occhio? Ma sicuramente ci sono dei piccoli talenti molto, molto interessanti. Lorenzo, partiamo con te, tu sei il portiere, perché hai deciso di fare questo ruolo? Perché è una passione che ho avuto fin da piccino, anche mio padre era portiere, mi ha trasmesso questa passione, è un ruolo che mi piace, un po' particolare, e ancora adesso questa passione, sono contento di farlo. Quando ti sei avvicinato a questo sport? Una decina di anni fa, 11-12 anni fa, ho iniziato subito nel Cogoleto, sempre giocato nel Cogoleto, una passione con il Cogoleto. E come ti trovi qua appunto a Cogoleto? Per te ormai è una seconda famiglia. Sì, siamo una famiglia, siamo circondati da persone fantastiche come Franzo, Paolo, Didin. Anche il mister, tutti i giocatori, siamo tutti amici anche fuori dal campo. Un sogno che hai nel cassetto per il tuo Cogoleto qual è? Beh, sarebbe bello già da quest'anno che la prima squadra tornasse in promozione e per me esordire. Com'è partita questa stagione? Non nel migliore dei modi, le aspettative forse erano un po' diverse, però cerchiamo di tirarci su allenandoci sempre meglio. In che modo allora potete migliorare questo inizio di stagione? Sicuramente impegnandoci di più allenamenti, dandoci più fiducia l'uno con gli altri, insomma, legare un po' di più come squadra. E cosa ti aspetti da questo 2017 che arriverà? Cos'è dalla tua squadra? Spero sicuramente notevoli miglioramenti, visto che possiamo e dobbiamo far meglio. Francesca, il vostro campionato di Wisp 2 è iniziato molto bene, la prima una sconfitta, poi due belle vittorie, siete contente? Sì, siamo contente, speriamo di continuare così, siamo molto ottimisti anche perché la squadra si sta amalgamando molto bene e siamo abbastanza bravi. Qual è la vostra forza? L'unione tra di noi, siamo un bel gruppo e andiamo molto d'accordo. E cosa vuol dire per te essere capitano? Essere la persona che cerca di amalgamare sempre di più questo gruppo e essere, diciamo, condivisa da questo punto di vista con tutte, da tutte. E gli obiettivi per questa stagione quali sono? Vincere il campionato, come le altre volte.